Olga Di Nicola. Signora Olga, lei che si ricorda da bambina qui a Pignano? Io ricordo tante cose, prima di tutto che si giocava fra di noi, c'era più collaborazione fra le famiglie, tutto insomma, si giocava, si faceva nascondino, cose che adesso non tanto. Se... Che giochi facevate? Nascondino poi? Nascondino, girotondo, facevamo le... finta che siamo, che eravamo gente che veniva da fuori, per dire che eravamo forestieri, cercavamo di parlare l'italiano il più possibile, però il dialetto vinceva. Giochi così normali, facevamo con le cocce dei piatti magari, e facevamo finta di preparare un pranzo, e si faceva per esempio con le bambole, andavamo a battezzare in chiesa, portavamo la bambola, insomma ecco tutte le cose fatte da noi, insomma. Ci mancava un po' tutto, per l'amore di Dio, non eravamo gelati come adesso. Però mangiare si mangiava. Della scuola che ricordi ha? La scuola ricordo che facendo adesso, già ho fatto il parere con questa scuola, che noi avevamo solo una stanza, avevamo, e poi i banchi non erano tutti quanti, insomma, cose, mettevano una tavola tra un banco e un altro per far sedere altri bambini. E la maestra ogni tanto faceva, ma dove lo mette? Quando arrivava con ritardo. Era tutte cose un po', insomma, così. Dovevamo arrangiare già da bambini. Già da bambini. Lei andava anche in campagna quando era bambina? In campagna non tutti, sì, ci andavamo, diciamo che il paese, la campagna era tutta una, diciamo, una famiglia, perché ci si trattava, c'erano gli artigiani che trattavano tanto con i contadini, venivano in paese, portavano la roba, insomma si campava un po' bene, però... diciamo con sacrificio. Che mangiavate? Cosa si ricorda sul cibo che mangiavate? Beh, più che altro si faceva sempre la pasta fatta in casa, le tagliatelle, tutte queste cose, non è che si andava fuori a comprare, oppure il pane si faceva a casa, tutto dentro casa, insomma, non c'era una scelta, soltanto quando era una festa si faceva la pasta alla chitarra. Non è che si faceva tutti i giorni. A Pasqua, a Natale si faceva qualcosa di diverso? Beh, la pasta diciamo sempre quella, si facevano i dolci, i panettoni, a Pasqua, a Natale si facevano sempre i cagionetti più che altro. Si facevano sempre, le feste erano sempre ben fatte, diciamo, per quello che si poteva si faceva tutto, insomma. Si mangiava meglio. Lei è sempre vissuta qui a Pignano? Sì, sì, io sono stata poi un periodo, sono stata dagli zii a Civitavecchia, sono stato, andavo e venivo, c'è stato un periodo, però a Pignano è sempre stato il mio paese. E quando è andata fuori, cosa pensava del suo paese rispetto a una città come Civitavecchia? Ah, niente, non è che mi sono trovata, sì, da principio vedevo cose che qui non esistevano, insomma, certo fa impressione, fin quando uno non si abitua un po', sia per la parlata, sia per le cose un po' diverse, insomma, però poi pian piano mi sono un po' accomodata. Lei ha svolto qualche lavoro nella sua vita? No. Ha fatto casalinga? Casalinga, poi si faceva un po' di tutto, si faceva la calza, si faceva pure un po' di cucito, un po' di ricamo, una cosa così, insomma, si faceva sempre per noi. Poi c'erano pure quelli che lavoravano per i contadini facendo queste cose, c'erano parecchi sarti.
c'era più gente che sapevano l'arte. C'era il fabbro, c'era il sarto, c'era il tortolaio, c'era l'ufficio postale. Per le lettere, perché si scriveva moltissimo, io mi ricordo c'era gente che non sapeva scrivere, mi chiamavano, mi rifai la lettera per mio figlio che sta là, sì, sì, che ci devo mettere, io facevo, da me facevo, insomma, cercavo di portare avanti quella lettera. Ma poi arrivava la lettera e dovevo leggere, perché non sapevano leggere, tanti erano così in analfabeti, era questa la cosa. Io poi quando, non c'era neanche la quinta a Pignano, poi l'hanno messo, io ho preso la quinta, perché è proprio l'anno che l'hanno messo, dovevo fare la quinta, se no facevano fino alla terza. Dopo la quarta, la quinta non c'era. Come si trovava a scuola? Com'era la scuola in quei tempi? La scuola era tutta un po' arrangiata, non c'era riscaldamento, si portava anche, diciamo, dei barattoli, fatti di tipo cose da portare con un po' di braccia, cose. Era... Portavate da casa? Sì, sì. E quando c'era la neve? Quando c'era la neve era un guaio, perché non andavamo neanche vestiti tanto pesanti, insomma, non è che avevamo tanta roba, e quindi ci arrangiavamo. Le maestre che com'erano? Erano buone con voi o erano severe? Noi avevamo una maestra che c'è stata qua una quarantina d'anni, è stata prima, seconda, non c'era la quinta allora, prima, seconda, terza e quarta. Poi è venuto, mi ricordo Cerulli di Zadera, dopo tanti anni io ci ho preso giusto la quinta quando dovevo uscire dalla quarta. Lei si ricorda qualcosa della guerra? Sì, della guerra, quello non mi è mai passato, perché la paura c'era tanta, la paura. Mi ricordo che qui avevano fatto, i tedeschi avevano fatto proprio, proprio qui dove hanno fatto la scuola, avevano fatto la cosa dei tedeschi, c'erano i camion, le cose, tutte le cose. E poi giravano nelle case e sì, mi metteva paura, e mi ricordo che mi mettevo sotto il tavolo, che c'era, era coperto il tavolo, io vedevo soltanto i piedi da sotto il tavolo dei tedeschi, perché andavano cercando gli uomini che portavano al fronte. Questo mi sono scordato, perché gli strilli, le cose, mi ricordo una volta una signora tirava il fratello con un braccio, il tedesco tirava con l'altro braccio, insomma. Sì, la guerra, siamo dovuti anche fuggire, perché hanno fatto saltare il ponte una volta, e quindi siamo andati tutti in campagna, abbiamo lasciato il paese, andati in campagna. Il paese c'era rimasto soltanto un sacerdote vecchio e la sorella, Donna Adelfo si chiamava. Che vi dicevano i genitori di questo periodo? E che ci dicevano di stare attenti, di non andare là, di non andare cosa, di mangiare c'era poco, insomma, ci si arrangiava e basta. Va bene, grazie alla signora Olga. Io.